preliminarmente vorrei ricordare che in effetti l'ultima edizione del rapporto ecosistema urbano curato dall'ambiente pubblicato dal Sole 24 Ore ha assegnato al comune di Pordenone il premio di comune capoluogo più riciclone d'Italia, un riconoscimento importante che ci è stato conferito dopo una valutazione complessiva del sistema di gestione della raccolta dei rifiuti. Tra i diversi parametri che sono stati valutati, un peso significativo è stato dato alla percentuale di raccolta differenziata. Questo indicatore vede il comune di Pordenone primo classificato sia nel 2009, il primo anno in cui è andata a regime la nuova modalità di raccolta, sia nel 2010, quando la differenziata è arrivata al 77,8%. Riteniamo che se il trend attuale di adesso, diciamo, verrà confermato, considerando il differenziale esistente con gli altri comuni capoluogo che ci seguono in classifica, a Novara nel 2010, che è la seconda classificata, la raccolta differenziata si è fermata sotto il 73%, è probabile che Pordenone mantenga il primato per il terzo anno consecutivo. Il Comune mantiene il controllo del livello del costo dei servizi esternalizzati e del livello qualitativo degli stessi. In particolare la raccolta dei rifiuti da moltissimi anni viene effettuata da una società partecipata al Comune, secondo il modello di gestione cosiddetto in-house. GSPA ha come soci 21 comuni della provincia e la quota detenuta dal nostro comune è del 96,87%. Il contratto in essere tra il comune di Pordenone e GEA per la raccolta dei rifiuti è stato recentemente oggetto di verifica da parte dell'autorità di vigilanza. La ricerca di situazioni irregolari ha riguardato in particolare il possesso dei requisiti e le modalità di affidamento. Delle 27 realtà indagate, solo 7 sono risultate pienamente a norma, tra queste la nostra. Giova anche ricordare che uno studio sul costo dei servizi pubblici erogati nei comuni capoluogo di provincia, elaborato lo scorso anno dall'Associazione Indipendente dei Consumatori Cittadinanza Attiva e basato sulla TARSU, ha evidenziato che Pordenone è tra i comuni più economici. La TARSU a Pordenone è ferma da 3 anni, periodo in cui in molti comuni della provincia, Tazzano Decimo, Porcia, Pordenone, Spilimbergo, Sicilia, per citare i principali, hanno dovuto deliberare aumenti di TARSU e OTIA. Quindi, Pordenone è il primo capoluogo in Italia come percentuale di raccolta differenziata. Pordenone è, secondo Legambiente, il primo capoluogo in Italia per gestione complessiva dei rifiuti. Pordenone è tra i 10 comuni capoluogo più economici, secondo l'Associazione dei Consumatori Cittadinanza Attiva. A Pordenone è da 3 anni che la TARSU rimane invariata. A Pordenone il servizio viene reso da una società il cui capitale è una risorsa patrimoniale importante per il comune. Questa società opera nell'assoluto rispetto delle leggi, tra le poche certificate in tal senso dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. L'indirizzo da sempre fornito a questa società è quello di perseguire l'equilibrio di bilancio rendendo come servizi l'economia di gestione e il livello di intensità dei servizi in città prevede continui passaggi di raccolta con frequenza normale di 3 volte alla settimana per carta, plastica e verde, 2 volte per l'umido, 1 volta per il secco residuo nei quartieri. Dei tordini invece vengono effettuati 3 passaggi alla settimana per il multimateriale, per il secco residuo, e oltre che un livello, un'intensità maggiore anche per le altre frazioni. Lo standard dei comuni che ci circondano è invece di 1 passaggio ogni 15 giorni per le frazioni secche differenziate residue, senza considerare il servizio al verde. Sulla base di questi dati che vi ho appena citato e dei risultati ottenuti, riteniamo che la gestione dei rifiuti nel comune di Pordenone sia assolutamente soddisfacente e coerente con gli obiettivi che si è data all'amministrazione comunale. Anche alcune valutazioni comparative a nostra disposizione confermano la bontà dell'affidamento in house alla nostra società partecipata. Peraltro devo dire che la recente normativa sui servizi pubblici locali dispone per l'anno prossimo che i servizi affidati in house di entità superiore ai 900.000 euro debbano essere messi a gara. Presto dunque potremo riscontrare se eventuali offerte presentate da altri operatori saranno in grado di assecondare a costi inferiori il livello di servizi oggi erogato nella città di Pordenone da GEA, che non è un livello standard o minimale ma che è un livello di servizio eccezionale. Per quel che riguarda lo spazzamento e la pulizia stradale, vengono eseguiti secondo quanto previsto nel contratto di servizio e dalle relative schede tecniche allegate. Più precisamente, i servizi così disciplinati ci sono delle schede tecniche allegate al contratto di servizio che disciplinano le modalità di svolgimento di erogazione del servizio stesso.
Più precisamente, i servizi comprendono lo spazzamento manuale e meccanico delle strade, la gestione dei cestini e la rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale, in particolare presso le coisole considerate più problematiche. L'amministrazione può richiedere dei servizi integrativi determinati sulla base delle necessità sopravvenute ed erogare dietro il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo. Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato in autunno e in inverno prevede specificamente anche la rimozione delle foglie dalle carreggiate stradali al fine di evitare l'intasamento delle caditoie. Il programma di spazzamento e pulizia delle strade è organizzato con diverse frequenze modulate sulla base delle differenti esigenze che caratterizzano il territorio cittadino. In centro città, dove il servizio viene erogato con una cadenza più elevata, le spazzatrici sono accompagnate da personale a terra così da garantire una pulizia più accurata. Lo spazzamento nei quartieri, invece, viene effettuato esclusivamente da un mezzo meccanico. Ogni 15 giorni circa vengono pulite le strade considerate più importanti, individuate attraverso una concertazione con le circoscrizioni. Sono stati definiti 10 percorsi base che vengono eseguiti a rotazione. È comunque possibile una loro integrazione che consenta di soddisfare eventuali ulteriori necessità sopravvenute. Viene quindi eseguita anche la pulizia dei marciapiedi delle principali arterie cittadine, con periodicità settimanale e bisettimanale per il centro. La gestione dei cestini stradali, che attualmente superano le 600 unità, prevede un programma di svuotamento e verifica settimanale. Il servizio di pulizia dei rifiuti abbandonati e conferiti sul suolo pubblico è organizzato sull'intero territorio comunale. La città è stata suddivisa in 6 zone, ognuna delle quali caratterizzata dalla presenza di circa 50-60 coisole che vengono pulite fino a 3 volte la settimana. Per... A chi? Sempre da GEA. GEA, sì. Ai punti è compreso nel quadro dello spazzamento. Ai punti 4 e 5 invece si riferisce che, ecco, la cosa più importante in questo caso da riferire qual è? Che il livello dei contributi CONAI che sono incassati indirettamente dal comune solo in parte può riscontrare quelli che sono i vantaggi economici ottenuti grazie alla spinta della raccolta differenziata. Le dico questo perché il conferimento del verde e dell'umido, che sono le più importanti frazioni raccolte in modo separato, l'umido come quantità è superiore a quella del secco residuo, sono circa 6.000 tonnellate contro le 4.500 del secco residuo, non genera introiti, ma costi, che comunque sono inferiori a quelli sopportati per lo smaltimento del rifiuto secco residuo. In ogni caso, i dati rettificati, perché mi pare che gli siano stati mandati dei dati rettificati, evidenziano come l'aumento della raccolta differenziata abbia comportato anche un incremento del contributo del CONAI riversato a GEA al Comune di Pordenone. Quanto all'evoluzione dei contributi che vengono incassati dal Comune, la possiamo facilmente monitorare perché GEA invia periodicamente un report che fotografa l'andamento delle diverse frazioni di rifiuti solidi urbani conferite. È questo dato, infatti, che sostanzialmente determina il livello dei contributi introitati indirettamente dai comuni, che quindi possiamo tenere sotto controllo. Per quel che riguarda invece come mai siano stati messi a bilancio solo 150.000 euro, come ogni anno diciamo è stata data una stima prudenziale. Il dato è stato aggiornato proprio recentemente nell'ultimo consiglio comunale con una variazione di bilancio dopo che il contributo generato dalla raccolta dell'anno precedente è stato effettivamente incassato. Cioè noi a bilancio nel 2011 incassiamo i contributi CONAI generati dalla raccolta dell'anno precedente, quindi del 2010. Viene messa a bilancio una stima prudenziale, poi quando i contributi vengono effettivamente girati al comune si fa una variazione di bilancio. È stato fatto così negli ultimi anni, è stato fatto anche quest'anno. Purtroppo diciamo la prima versione della tabella che è stata inviata può aver ingenerato una confusione e non aver chiarito bene questo aspetto. Per quel che riguarda invece l'ultimo punto dell'interrogazione, cioè il passaggio da Tarso a TIA, posso dire che certamente l'amministrazione comunale è sensibile alle ragioni dell'equità e sta valutando l'opportunità di un passaggio a TIA, però ci sono due elementi di complicazione che vanno considerati. Il primo è la confusa vicenda relativa all'applicazione dell'IVA alla TIA e il secondo è quello legato invece all'introduzione dell'IMU, l'imposta unica municipale, di cui si paventa tra l'altro un'anticipazione che dovrebbe essere prevista nel 2014. È conseguente all'introduzione del federalismo fiscale ed è un'imposta che dovrebbe assorbire sia l'ICI che la TARSU, di cui non si conosce ancora una precisa
configurazione. È chiaro che questo non facilita il comune nell'attuazione di questo e nella valutazione dell'opportunità di questo passaggio. Grazie.